Buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda edizione del TG di Newsmarket.it di oggi, mercoledì 14 novembre. Giornata importante perché oggi, come possiamo vedere dai principali quotidiani nazionali online, è giorno di scontri causati dalle manifestazioni che si stanno tenendo in Italia, anche nella nostra regione e in tutta Europa, e che, insomma, come vediamo, è guerriglia a Roma, studenti polizia, la diretta video degli scontri, dice il Corriere. Anche la Repubblica mette in primo piano gli scontri, guerriglia a Roma, feriti a Torino e Padova, e anche il Fatto Quotidiano, l'Europa in piazza contro l'austerity, Roma scontri violenti sul Lungotevere. E torniamo ora in studio, questa è un po' la notizia del giorno, ma ora vediamo cosa è successo oggi nella nostra regione. Mareggiate, forti piogge. Il presidente della regione Spacca chiede lo stato di emergenza per l'intero territorio regionale. Crolla il guado sul Cesano. Il presidente della provincia di Pesaro Urbino Ricci scrive al presidente Spacca. Peculato, arrestato un dipendente del CUP dell'ASUR di Ascoli. Sciopero della CGIL anche nelle Marche. Oltre un migliaio di persone al corteo di Ancona, sfilano staccati gli studenti. Questo è il quadro regionale, ora subito la linea a Chiara Principi dalla redazione di Macerata. Sì, partiamo con la notizia del rinvio delle sedute consiliari per il comune di Macerata del 19-20 novembre ai giorni 27 e 29 dello stesso mese, visto che il prossimo 16 di novembre alle 21 c'è una seduta consiliare solenne per la celebrazione del 60° anniversario della proclamazione di Macerata a Civitas Marie. Verso le 12.30 di oggi la volante della questura di Macerata è intervenuta in zona Piediripa in seguito al decesso di un uomo di 45 anni trovato senza vita all'interno della propria abitazione. L'uomo abitava da solo dopo la morte dei genitori. A dare l'allarme alcuni vicini di casa che non lo hanno visto per un paio di giorni. Da Macerata è tutto, a te la linea. Giornata importante oggi anche nel capoluogo di regione, Maurizia Gregori, redazione di Ancona. Le notizie dal capoluogo di regione: oltre un migliaio le persone che hanno partecipato questa mattina al corteo della CGIL. Sono sfilati, staccati dal corteo gli studenti con lancio di uova contro la sede di Banca Italia. Dopo il Galilei, anche gli studenti del liceo Carlo Rinaldini di Ancona hanno occupato l'istituto. Questa mattina è stato convocato un comitato studentesco cui è seguita un'assemblea nelle singole classi. È tutto. Come abbiamo visto, una delle notizie principali di oggi nei quotidiani online è proprio la notizia dell'ondata di manifestazioni in tutta Italia e in tutta Europa. Noi questa mattina eravamo in strada nel capoluogo di regione, ad Ancona, per testimoniare che cosa stava succedendo proprio nel corteo della manifestazione organizzata dalla CGIL. Vediamo il servizio. Più di 1000 persone sono arrivate da tutta la provincia questa mattina ad Ancona per la manifestazione organizzata dalla CGIL nell'ambito dello sciopero generale di 4 ore indetto dal sindacato. In concerto con tante altre piazze italiane ed europee, unite nella protesta indetta dalla Confederazione Europea dei Sindacati, i partecipanti hanno esposto striscioni contro le misure di austerità europee e nazionali, che secondo loro limitano la crescita e penalizzano i lavoratori. Tra i molti temi di cui si è discusso sul palco di Piazza Roma, anche quello della scuola. Manuela Carloni, segretaria regionale FLC CGIL Scuola. La scuola oggi, tutto il mondo della conoscenza, scuola, università, ricerca, è presente proprio perché i problemi della scuola sono fortemente connessi alla crisi generale. Quindi di conseguenza noi siamo qui per chiedere che l'investimento sul welfare, sull'istruzione, sulla conoscenza sia prioritario per le politiche non solo nazionali ma internazionali. Sul palco è intervenuto anche Walter Schiavella, segretario generale filea CGIL Nazionale. È possibile accompagnare il rigore di bilancio ad una nuova politica di investimenti, selettiva, orientata ai bisogni veri del Paese, insieme ad un'azione tesa a regolare lo sviluppo, ad indirizzarlo per contrastare illegalità, irregolarità e rispondere alla sfida di fondo che è quella da dare ai giovani di questo paese, quella di costruire un progetto nel quale possano riconoscersi e al quale possano partecipare. Insieme ai lavoratori erano presenti anche più di 700 tra membri dei centri sociali, studenti medi e precari,
che si sono resi protagonisti di una forte protesta nei confronti di banche finanziarie, fatti oggetto di lancio di uova e vernice. Da Pesaro, Gabriele Grasso, il resoconto delle ultime notizie. Torna l'obbligo di montare gli pneumatici invernali oppure di avere a bordo catene da neve. Da domani al 15 aprile entrerà in vigore l'ordinanza su quasi tutte le strade provinciali, con esclusione di quelle comprese nelle zone di fondovalle e pianura. Arrestato un uomo di 43 anni in possesso di hashish, cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi e 400 euro in contanti. In un'altra abitazione trovate invece telefoni cellulari, iPad, macchine fotografiche ed un computer portatile provento di furti. In questo caso due marocchini sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Con Ilenia Tozzi ascoltiamo le ultime notizie dalle province di Ascoli, Piceno e Fermo. Sì, bentrovati. Gli agenti della Polizia Stradale di San Benedetto del Tronto hanno tratto in arresto ieri un 23enne del posto perché trovato in possesso di circa 800 grammi di marijuana detenuta ai fini di spaccio. Attualmente ai domiciliari, come disposto dal PM Picardi, verrà processato domani mattina per direttissima. E poi ricatto al presidente del Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto, il GIP ha deciso che tutto bene andrà ai domiciliari, respinta invece la richiesta di Strozieri. Per la stessa vicenda invece detenuto a Marino del Tronto il trentenne Mauro Megna. Per il momento è tutto. Alberto Olivieri in collegamento da Senigallia, le ultime notizie. Bentrovati dalla redazione di Senigallia. Il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Matteo Ricci, e l'assessore Massimo Galuzzi hanno inviato alla regione una lettera in cui chiedono un incontro urgente per risolvere il problema derivato dal crollo del guado provvisorio del fiume Cesano. Una posizione unanimemente sostenuta anche dagli altri enti interessati, la provincia di Ancona e i comuni di Mondavio e di Corinaldo. Prendono finalmente il largo a Senigallia dopo 30 anni le navi dell'ex cantiere Navalmeccanico. Questa mattina è stata messa in mare la più piccola delle 5. Era una storia che si trascinava da quasi 30 anni tra fallimenti, veti, incrociati, ostacoli burocratici. Oggi finalmente trova una soluzione. Per tutte le notizie e gli approfondimenti vi ricordo il sito radioveluto.it. A presto. E allora in conclusione del nostro TG, come sempre, diamo uno sguardo al meteo di domani. Domani avremo un cielo irregolarmente nuvoloso per nubi basse con maggiori addensamenti sulle zone interne. Le precipitazioni, possibilità di brevi piovaschi più probabili nelle zone interne e in quelle a sud della nostra regione. Le temperature in diminuzione, i venti saranno deboli nord-orientali, il mare sarà mosso e infine ci saranno delle possibilità di foschie soprattutto nelle zone interne e nelle ore più fredde della giornata. Per il momento e per questa edizione è tutto per il nostro TG di oggi, io vi do appuntamento domani alle 12. Buonasera.